Io credevo d'esser Dio. Andavo a scuola dritto, felice e sicuro di non chiedere mai. Perché questo non lo dico io, ma chi produce dischi ogni tanto viene da te e ti dice: ma perché non lo scrivi in italiano? Perché è ovvio che far capire a più gente possibile quello che dici è più importante, anche a livello di marketing. Cioè, più gente ti capisce, più dischi vendi magari, o magari i grossi network magari ti mandano, perché se scrivi un pezzo, ah, ma chi lo capisce, cos'è, no? Però io continuo a scrivere in siciliano, poi traduco. Cioè, questo disco è in italiano, ma io l'ho interamente pensato in siciliano, poi l'ho tradotto. Quindi, cioè, a me non mi hanno toccato nulla. Io, per me, quando lo sento cantato in siciliano, anche se ho cantato in italiano. Ma come potete sentire, il mio italiano, diciamo, è un sicilionto, non mi allontano mai da quello che è la mia cultura, le mie radici. Direi che non mi serve a niente la rivoluzione, il mio ego. Beh, con Roy ci siamo incontrati tantissimi anni fa. Roy, quando usciva dalla Sicilia, cominciava a suonare con i Mau Mau, già i Tinturia facevano i primi dischi. Roy è stato nostro ospite tantissimi anni fa in alcuni concerti che facemmo in Sicilia. E poi lui ebbe quella bellissima esperienza con Manu Chao, e poi nacque Roy Aretusca. Roy si discostò, se ne andò via dalla Sicilia, non l'ha mai lasciata in realtà, però si è spostato dalla Sicilia e credo che abbia fatto benissimo. E beh, poi qualche anno, un anno fa credo, e in occasione purtroppo della tragedia che ci fu a Messina, Roy organizzò questo concerto a Barcellona, il Bon Arma Day, al quale ci chiese di partecipare, e lì appunto dopo quella sera io scrissi Madre Natura. E poi dopo qualche periodo ci siamo sentiti, noi eravamo alla ricerca di un produttore artistico, e Roy in una sua intervista disse: mi piacerebbe produrre un disco dei Tinturia. E beh, io l'ho presi al volo, l'ho chiamato subito, gli ho detto: caspita, piacerebbe anche a noi che tu mettessi mano nel nostro lavoro. E così è stato, ed è stata un'esperienza fantastica. Noi siamo ritornati molto più aperti, molto più carichi e molto più pieni di musica e di buoni propositi dopo questa esperienza fatta a Lecce. Lui ha una sala di registrazione, la posata Negro Studio, dove passano un sacco di artisti, è una fucina di artisti quella, ed è un posto, un luogo magico, meraviglioso. Ci siamo trovati benissimo e spero di poter ripetere l'esperienza per il prossimo disco. Sono precari, io quello che posso darti amore non lo so. Non ce l'aspettavamo, ma ed è una cosa, sappiamo benissimo che è una cosa molto passeggera, perché purtroppo in Italia non c'è spazio per le etichette indipendenti. Tutto quello che è indipendente deve avere veramente un grande supporto da parte della gente. Noi speriamo che la gente continui a scaricare da iTunes i dischi dei Tinturia, perché lo hanno fatto gratuitamente per un sacco di anni dai vari server, dai vari portali, da Napster, iMule, queste cose. Però a questo giro noi chiediamo alla gente di supportarci acquistando il singolo o il disco, perché abbiamo bisogno dei numeri. Grossi network per mandarti hanno bisogno di numeri. Questo è un cane che si morde la coda. Guarda, noi il nostro tour, che è cominciato dalla Sicilia, perché ci piace premiare la gente che ci promuove. Noi siamo stati il nostro marketing serio lo hanno fatto i siciliani. Noi se abbiamo il nostro disco presente in qualche discoteca a Shanghai piuttosto che a Melbourne o a New York, lo dobbiamo a qualche siciliano che è andato lì e ha messo in catalogo il nostro disco. Qua. Allora. Un po' vergogno, però. Ah. Allora, i nostri fan, che cosa diciamo? Auguriamo di comprare intanto... La cosa che dobbiamo dire è: scaricate il disco da iTunes,
compratelo fisicamente nei negozi, in quei pochissimi negozi di dischi che sono rimasti, non vuoi fare pubblicità a nessuno, e vi salutiamo col nostro saluto internazionale, che è pace, amore e tinturia per tutta la vita. Ciao.